L'ASL Teramo ha presentato la riorganizzazione dei servizi attivati nel complesso di Bivio Bellocchio Giulianova. Lo stabile, rimasto per anni chiuso da qualche mese, è stato trasformato in sede di servizi che fino a poco fa erano nell'ex ospizio marino, edificio non più adatto strutturalmente ad ospitarli. Al pian terreno c'è il distretto sanitario di Giulianova con il poliambulatorio, gli uffici amministrativi, lo sportello di scelta e revoca dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Non solo, nel lato est, nel piano superiore, ci sono gli uffici del servizio di prevenzione ambiente e luoghi di lavoro, spostato dall'ospedale di Giulianova. Che oggi si concretizza a 10 mesi dall'impegno che abbiamo assunto, abbiamo concretizzato quello che era un progetto, ha visto qui la realizzazione anche di lavori di adeguamento, abbiamo dovuto realizzare anche dei parcheggi esterni per poter dare, per, come possiamo dire, all'utenza di poter beneficiarne con più comodità. Inoltre, da qualche giorno è stata attivata anche la RSA Demenze. Oggi sono 15 pazienti ricoverati, 25 posti letto. E di là c'è appunto il distretto, l'area distrettuale con gli poliambulatori, gli uffici amministrativi, tutta il cittadino che qui fa la scena revoco del medico, a breve andrà messo anche lo sportello CUP e quindi tutta una serie di servizi per la gestione territoriale del territorio di Giulianova. La parta di vita RSA ha il compito di ospitare pazienti fragili, in cui la demenza costituisce uno degli aspetti clinici fondamentali, e in particolare quei pazienti che si trovano in uno stato di instabilità clinica e che hanno quindi bisogno di un periodo più o meno lungo di assistenza sociosanitaria. Una struttura importante, una struttura di RSA per malati di demenze, per problemi neurocognitivi, attesa, come ha detto bene lei, da 17 anni, ma soprattutto l'attenzione che questa giunta sta mettendo in atto per quelle che sono le realtà importanti intermedie per dare quell'assistenza continuativa di cui i pazienti che vengono dimessi dagli ospedali hanno bisogno. Come questa realtà, che è un RSA con 25 posti dedicati, ne stiamo aprendo tante altre nella nostra regione, a fianco all'apertura delle case di comunità e gli ospedali di comunità. Senz'altro questi posti letto serviranno per dare appropriatezza da un punto di vista clinico, ma anche per ridurre poi quei costi che purtroppo ci sono ancora dove esistono inappropriatezze.